Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Scusate la lunga assenza di questi video qui su come usare gli eroi, però purtroppo per lavoro raga, per me sono stati 2 o 3 mesi veramente intensissimi, ho avuto davvero davvero poco tempo. Ho cercato di darvi, diciamo, i contenuti fondamentali, quelli dell'evento mensile, novità, eccetera. Adesso si riparte anche su come usare gli eroi. Oggi chi andiamo a vedere? Beh, un eroe che, allora, innanzitutto ha vinto il sondaggio che ho fatto sul mio canale Telegram, The Vader Channel, che trovate qua in basso nella descrizione nel video, e chiaramente è Corvus Glaive oppure Gamma Corvi. Non capisco questa brutta mania della Kabam di tradurre tutto in italiano. Corvus Glaive ci stava tanto bene. Comunque, fa lo stesso. Oggi andremo a vedere appunto come usarlo, che caratteristiche ha e perché è un eroe così valido. Allora, innanzitutto, raga, come vedete, io purtroppo ce l'ho solo 4 stelle. Però attenzione, raga, stavolta solo è tra virgolette, perché vi farò vedere anche un contenuto dopo su quanto mena un 4 stelle rango 5. Raga, è spaventoso. Comunque, anche 4 stelle rango 5 fa davvero davvero male. È uno degli eroi, secondo me, migliori in attacco, in assoluto, anche come danni che riesce a scaricare. Poi ha anche delle caratteristiche che adesso andremo a vederci e diciamo lo rendono ancora più speciale rispetto agli altri. Comunque, ce l'ho 4 stelle, purtroppo al momento non ho Ikata, vabbè, è una scemenza, raga, però purtroppo non ho Ikata per portarlo su di rango per farvi vedere, diciamo, esattamente che cosa fa a rango 5, però, diciamo, lo porterò in scontri non contro Soldato d'Inverno, vi farò vedere comunque che cosa fa. Una cosa buona è che avevo parecchie pietre evolutive, 4 stelle, gliele ho date e adesso sta all'abilità 99, quindi posso anche farvi vedere al massimo esattamente che cosa fa. Allora, innanzitutto cominciamo col descriverlo. Beh, raga, l'aspetto l'hanno fatto sicuramente molto bene, è lavorato benissimo, niente da dire, la grafica di questo personaggio è molto curata. Peccato che, oddio, cioè la sua faccia sembra insomma che una prugna secca si sia accoppiata con dell'uva passa e poi si siano rotolati nella cenere. Comunque, per carità, a ognuno il suo, i gusti sono gusti, comunque sia, spacca. Adesso andiamo a vederci le sue caratteristiche, ma partiamo anche dalle sinergie, perché è importante anche menzionare queste. Perché diciamo che ha delle sinergie veramente interessanti. Allora, cominciamo. Cacciare gli incredibili. Allora, qui abbiamo una sinergia con Wolverine, X-23 e Tempesta. Allora, vabbè, apriamo una parentesi importante. Wolverine, chiaramente, c'è solo 4 stelle. Tempesta, X-23, per fortuna ci sono 5 stelle, Tempesta addirittura 6. Già rende le cose molto più interessanti. Wolverine, diciamo, sì, è sempre buono, 4 stelle, rango 5, svegliato 99, raga, rigenera come una bestia, è sempre ottimo. Vedendo che in game stanno arrivando delle offerte o dei cristalli, prima è toccato Visione, adesso è comparso un giorno, 2 fa, il cristallo a 300 unità, quello del Gran Maestro con dentro Electro in versione 5 stelle, chi lo sa? Ripeto, è solo una speranza, ma chi lo sa che in futuro non vedremo anche una bella Scarlet o un Wolverine 5 stelle, sarebbe tantissima roba, eh. Comunque, le sinergie cosa fanno? Allora, mettere al tappeto un campione mutante, quindi questa è una diciamo missione in più che viene richiesta a Gamma Corvi. Poi vedremo cosa si tratta, in che senso missioni. Una volta completata questa missione, Gamma Corvi ottiene protezione contro l'attacco speciale 2 avversario. Si attiva immunità della falce, dopo andremo a vedere in che senso. Questo gli impedisce di perdere oltre il 5% di salute da una singola fonte. E questo assomiglia in piccola parte all'abilità di Gwen pur risvegliata, che perde solo un tot di salute, tanto più sveglia è, meglio è, in base, diciamo, all'attacco avversario. Perde solo una percentuale della salute rimanente e quindi non muore. Poi abbiamo invece Wolverine, X-23 e Tempesta, un più 10% rating attacco all'inizio dello scontro. Naturalmente non si può accumulare, ma questo ormai lo stanno facendo per quasi tutte le sinergie uniche. Con Proxima, raga. Allora, sfidare le difese. Gamma Corvi. Usare un attacco pesante o un attacco speciale per mettere al tappeto un avversario che ha usato evasione o autoblocco durante lo scontro. Quindi questa è una missione, diciamo, relativamente non semplice da portare avanti perché non ce ne sono tantissimi di eroi che usano evasione e autoblocco, ma comunque, una volta completata questa missione, il suo buff danno puro diventa un colpo diretto. Raga, tanta roba, scarica un botto di danni. Poi, quindi chiaramente, avere in team Proxima aiuta. Nemici dell'infinito, tutti i campioni ottengono più 6% all'attacco. E anche qua, comunque sia Nebula. Thor Ragnarok, diciamo, Strange anche là purtroppo esiste solo 4 stelle, Captain America classico, bah, raga, non vale quasi nulla, quindi diciamo Nebula e Thor Ragnarok, purché doppio, interessante in quel caso lì,
valgono qualcosa e aiutano in questo caso per le sinergie. Adesso andiamo a vederci anche le abilità esattamente di che cosa fa. Saltando innanzitutto quella da risvegliato, partiamo con che cosa fa con le sue abilità di base. Allora, siccome chiaramente è uno degli scagnozzi di Thanos, che cosa abbiamo qui? Abbiamo le missioni di Thanos, da Thanos. Gamma Corvi deve completare 4 missioni durante lo scontro, non importa in che ordine, ma 4 missioni. Ogni volta che ne completa una, ottiene una carica persistente e un buff crudeltà, che aumenta il suo rating danno critico di 2700. Raga, è molto, è veramente tanta roba, dopo vi farò vedere in che senso. Gamma Corvi inizia lo scontro con un numero di buff crudeltà uguale alle sue cariche persistenti, ed ecco che qua entra in gioco il discorso. Allora, all'inizio magari porterete Gamma Corvi a rango 5 e direte: bah, oddio, a me sembrava che facesse più danni. Occhio, sono cariche persistenti, quindi se le porta dietro da uno scontro all'altro, se voi nello scontro precedente avete accumulato un tot di cariche, iniziate con tot crudeltà pari al numero delle cariche persistenti, ed è lì che fa male, ma fa davvero male, dopo andremo a vedere in che senso. Allora, missione 1, eliminare i Vendicatori, quindi mettere al tappeto un membro dei Vendicatori. Chiaramente non sarete sempre contro un Vendicatore, ma ogni tanto può aiutare, c'è anche questa missione da fare. Una volta completata questa missione, Gamma Corvi ottiene 10 cariche falce extra quando affronta un membro dei Vendicatori. Missione 2, sabotare la tecnologia, mettere al tappeto un campione tecnico. Una volta completata questa missione, i campioni tecnici subiscono una riduzione del 25% alla precisione abilità. Cosa alquanto utile, anche in questo caso qua, se andate ad affrontare, facciamo un esempio su tutti, Iron Man Infinity War. Missione 3, dare la caccia agli incredibili, mettere al tappeto un campione mutante, conferisce protezione contro l'attacco speciale 2 avversario, se attiva la sinergia con Wolverine, X-23 o Tempesta, questo abbiamo visto prima nelle sinergie. Missione 4, distruggere le difese, usare un attacco speciale o pesante per mettere al tappeto un avversario che usa abilità di evasione o autoblocco durante uno scontro. Una volta completata questa missione, il suo buff danno puro si trasforma in un colpo diretto se attiva la sinergia con Proxima Media Nox, quindi Proxima Midnight, ma l'abbiamo visto comunque nelle sinergie di prima che abbiamo controllato. Immunità della falce, e questo è interessante. Allora, Gamma Corvi non subisce danni da ondata di freddo, ecco uno dei pochissimi campioni immuni all'ondata di freddo. Sanguinamento e shock, attenzione, anche shock, cosa veramente rara, mentre attiva l'immunità della falce. Quando l'immunità della falce è riattivata o disattivata, tutti i debuff sopra indicati vengono purificati e Gamma Corvi subisce 17,5 danni, cioè praticamente niente, raga, cioè veramente è un graffio, detto in parole povere. Poi cosa fa ancora? All'inizio dello scontro Gamma Corvi ottiene 20 cariche falce permanenti, ottenendo danno puro e colpi critici garantiti con la sua falce finché l'immunità della falce è attiva. Quindi attenzione, Gamma Corvi spende una carica ogni volta che colpisce con un attacco basilare usando la sua falce. Quindi, se avete immunità della falce attiva, avete 20 cariche, quindi tradotto 20 botte che potete dare al nemico praticamente, con danno puro e colpo critico garantito. Quindi raga, fate un male cane a tutti praticamente, ecco perché lo rende così buono. A inizio scontro, poi vi farò appunto vedere un video, 20 cariche falce, io non dico che siano sufficienti per buttare giù praticamente chiunque, ma diciamo che in War e in AQ ce ne sono davvero pochi che resistono a 20 colpi. Se mettiamo caso abbiate addirittura Gamma Corvi 5 stelle rango 4. Raga, cioè veramente 20 botte tirate da lui rango 4. Danno puro colpo critico. È tantissima roba, veramente è tantissima roba. Poi, Gamma Corvi può mettere a segno colpi critici attraverso il blocco avversario. Altra cosa veramente importante. In più la lama di Gamma Corvi risulta danneggiata dopo che ha usato tutte le sue cariche falce e immunità della falce si disattiva per 50 secondi. Attenzione qua, questo è un piccolo prezzo da pagare. Gamma Corvi non può infliggere colpi critici mentre immunità della falce è disattivata. Allora, all'inizio avrete questi 20 colpi devastanti. Quando si disattiva immunità della falce ci sono 50 lunghi secondi in cui purtroppo i colpi critici non li fate, perciò se avete un Gamma Corvi 5 stelle rango 4, meglio, decisamente meglio, che sia appunto rango 4, perché anche se non fate dei critici, comunque le botte che tirate non sono lo stesso da poco.
Poi, proseguendo, quando immunità della falce si riattiva e gamma corvi a zero cariche falce, recupera tutte le cariche falce. Quindi, appena si riattiva, riparte ad avere 20 cariche falce con 20 colpi devastanti. Altra cosa, raga, a cui fare molta attenzione, se vi mettono al tappeto. Quindi, questo vale sia se voi state attaccando, sia chiaramente se il vostro Gamma Corvi è in difesa war, anche se io lo vedo molto meglio come attaccante. La lama di Gamma Corvi risulta danneggiata se Gamma Corvi viene messo al tappeto da un attacco pesante o da un attacco speciale. E immunità della falce si disattiva per 3 secondi, tenetelo bene a mente questo, perché se non ci pensate un attimo, se non fate attenzione, siete senza immunità. Occhio a quei 3 secondi dopo essere finiti al tappeto. Cosa fa con blocco tempestivo? Infligge squarcio armatura che riduce il rating armatura avversario di... Vabbè, qui chiaramente è un valore, ripeto, molto, diciamo, come si può dire, nella media, per il fatto che sia basso il mio Gamma Corvi. È solamente rango 1, 4 stelle. Comunque, riduce rating armatura avversario di un tot per 4 secondi. Vengono inflitti squarcio armatura extra per ogni effetto armatura più presente sull'avversario. Ecco perché, ad esempio, è molto buono contro Iron Man Infinity War, ad esempio. Poi abbiamo l'attacco speciale 1. Che cosa fa? Più 245 rating attacco. E raga, se fate caso qui a sinistra dello schermo, l'attacco di base suo è 386, quindi non dico che raddoppia, ma ci avviciniamo. Se l'avversario ha in corso un debuff squarcio armatura, quindi se lo squarciate con l'armatura, chiaramente, raga, fate tanto male con l'attacco speciale 1. L'attacco speciale 2, quando l'immunità della falce è attiva, questo attacco speciale risulta non bloccabile e prosciuga all'istante 20% del potere avversario nel caso in cui quest'ultimo abbia il potere al massimo. Tanta roba, perché? Perché se sta per andarvi in speciale 3 e voi siete pronti, gli scaricate la speciale 2 e avete immunità della falce, comodissimo, oltre a non essere bloccabile, quindi andate a segno di sicuro, andate anche ad evitare che vi faccia la speciale 3, avete comunque un controllo del potere avversario. Con l'attacco speciale 3 cosa fa? Più 560 rating attacco, raga, è praticamente due volte e mezzo, se Gamma Corvi possiede almeno una carica falce. Questa quantità raddoppia nel caso in cui la sua salute sia inferiore al 10%, quindi quando sta per morire quasi poco poco e fate la speciale 3, fate veramente una marea di danni. È veramente tanto tanto cattivo. In più adesso andiamo a vederci che cosa fa da risvegliato, perché da risvegliato, diciamo, le cose possono cambiare. Allora, falce dell'immortalità. Questo è importante. È un'abilità passiva. Finché attiva l'immunità della falce, Gamma Corvi è immortale. Invece di morire, perde 4 cariche falce. Tuttavia, se Corvus ha effettuato un blocco tempestivo contro quell'attacco, perde solo 2 cariche falce. Se Gamma Corvi riesce a consumare tutte le sue cariche falce in meno di 30 secondi dalla loro attivazione, e si fa, raga, 20 colpi in 30 secondi li date, il tempo di cooldown per recuperare, quindi il tempo che serve per riattivare questa storia qui dell'immunità della falce, viene ridotto del 35% al livello 99. Diciamo che per un 5 stelle a livello 200 potrebbe, penso, sfiorare il 40%. Quindi diciamo, non sono 50 secondi, raga, Cioè comunque cala di parecchio, siamo sulla trentina di secondi più o meno. Veramente importante, ecco perché comunque sia va svegliato Gamma Corvi, possibilmente sì, è ottimo anche singolo, ottimo, 5 stelle rango 4 singolo, sì, però se potete risvegliatelo, e risvegliatelo pure alto, mi raccomando, perché come vedete con queste abilità qui, raga, tanta roba, veramente tanta roba. Adesso, ripeto, il mio è deboluccio, 4 stelle rango 1, andiamo ad esempio in campo prova esperto, andiamo a testarlo, vi faccio vedere un attimo la dinamica per guadagnare ad esempio queste cariche persistenti, ma dopo vi lascio a un video di lui 4 stelle rango 5, se non ricordo male, adesso devo andare a vedere, scusatemi ma sto ancora montando questo video, comunque dei danni che riesce a fare con un tot di cariche persistenti, vedrete che roba, fa veramente impressione. Allora raga, qui ho preparato, diciamo, Gamma Corvi con un, diciamo, un bel po' di sinergie interessanti per aumentarne anche l'attacco, comunque sia, con o senza sinergie per l'attacco, questo eroe fa veramente tanto male. Adesso entriamo comunque in campo prova esperto, facciamo solo un giro per farvi vedere, facciamo un incontro ad esempio, banalmente contro, che so, bah, buttiamoci anche tranquillamente contro Falcon, tanto non succede niente, diciamo, ci buttiamo qui. Vi faccio vedere un attimo cosa si intende appunto per cariche persistenti, quindi noi iniziamo lo scontro chiaramente al momento così come stiamo, senza cariche persistenti, per ora è il primo scontro che stiamo facendo.
Attenzione perché chiaramente si attiveranno. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Abbiamo naturalmente 20 cariche della falce. E come vedete sono tutti critici. Come potete vedere comunque, raga, attenzione adesso, guardate lì in alto a sinistra, 4, 3, 2, 1, adesso abbiamo finito le cariche false. Noterete che in questo momento qui, ad esempio, non riusciamo più a fare critici, guardate bene, e c'è il timer che si sta preparando per essere riattivato. Adesso io gli faccio la speciale 2. Attenzione che c'è uno squarcio armatura, comunque gli ha fatto abbastanza male. Ecco, allora, adesso chiaramente cosa succede? Questo è uno scontro. Attenzione però, qual è successo? Cosa è successo esattamente? Adesso vi faccio vedere nello scontro successivo per farvi capire la dinamica. Adesso ci spostiamo allo scontro successivo e vi faccio esattamente vedere di cosa si tratta. Allora, adesso abbiamo Gamma Corvi che ha una carica persistente, vedete? Prima ne aveva 0, adesso ne ha una. Vabbè, siamo in svantaggio classe, chi se ne frega, giusto per farvi capire un attimo. Abbiamo una carica persistente, adesso ci portiamo dietro quella crudeltà extra. Vedete che già i danni che fa sono sicuramente maggiori? C'è lo squarcio armatura, adesso sparo lo speciale 1 e le ho fatto veramente tanto male. Notare come io praticamente, pur essendo... Ops, scusate, piccola svista. Pur essendo... Ecco, avete visto innanzitutto, sfruttiamo il fatto della svista. Tornate indietro di qualche secondo in questo video. Mi aveva messo al tappeto con l'attacco pesante. Attenzione che l'immunità della falce si era disattivata per 3 secondi. Comunque... Se non fosse stata questa svista, come avete visto, il timer delle cariche falce stava per scadere e sarebbero bastati assolutamente quei 20 colpi per buttare giù tranquillamente l'avversario. Quindi anche se dopo 20 colpi non andate in critico, non è un problema. I 20 colpi comunque c'erano tutti e buttavate giù l'avversario tranquillamente. Quindi ricordatevi questo discorso perché è molto importante. Adesso chiaramente negli scontri successivi si mantiene la carica persistente e avanti così, quindi ricordatevi, è un eroe che deve essere usato magari con una vittoria, due, dalla terza vittoria comincia a fare veramente male, ma già dalla seconda, come avete visto, i danni erano veramente molto più importanti di prima, pur essendo in svantaggio classe. Quindi ricordatevi appunto questa estrema, estrema utilità di questo eroe, senza contare appunto le sue grandi immunità, la capacità di perdere solo un tot di salute, lo squarcio armatura, la speciale 2 non bloccabile, i danni aumentati con la speciale 3. Insomma raga, abbiamo veramente tra le mani un eroe ottimo. Ottimo, su cui puntare forte. È un discreto difensore war, per carità, però chi ha imparato a schivare le sue speciali, eccetera, ad affrontarlo, sa come buttarlo giù. Più che altro è un fantastico attaccante, è questo il discorso, veramente spacca, fa veramente tanto tanto male. Adesso vi lascio a un contributo extra di lui, 4 stelle, rango 5 se non ricordo male, comunque adesso me ne accorgerete subito, appena sto finendo di montare questo video. Comunque vedete i danni che è in grado di fare a inizio scontro, fa veramente paura. Poi naturalmente noi ci rivediamo subito dopo per le considerazioni finali. E dopo il video che avete visto dove veramente i danni sono bestiali, raga, ricordatevi la dinamica. Allora, come va usato? Dovete portare a termine quelle missioni. Se chiaramente non siete contro un Vendicatore, se non siete contro un campione tecnico, eccetera, magari riuscirete a fare solamente una missione per scontro. Ma quando riuscite a farne ben più di una nello scontro successivo siete dei mostri, fa spavento. Quindi veramente... Anche con una carica sola, come avete visto, fa tanto tanto male in più. Ottimo eroe, ottimi il fatto di avere 20 colpi critici garantiti con colpo diretto, quindi veramente comodissimo anche contro chi fa autoblocco ed evasione. Non sarà più un problema le varie evasioni, non saranno più un problema gli autoblocchi, mettiamo caso ad esempio anche solo di Medusa. Veramente tanta tanta roba, quindi se
lo trovate. 4 stelle, mio consiglio, sì, se al momento avete un profilo che deve crescere. 4 stelle, rango 5, sì, subito anche singolo. 5 stelle, subito rango 4, anche singolo. Se potete, svegliatelo, alzatelo più possibile. Se siete tra i pochi fortunati che l'hanno beccato 6 stelle, raga, tanto di cappello, perché avete tra le mani un mostro. Se mai un giorno lo doppierete in qualche modo, anche se so quanto sia difficile doppiare un 6 stelle, però raga, tanta, tantissima roba, veramente ottimo eroe. Adesso, come al solito, qui cosa trovate nella descrizione in basso al video? Allora, qua trovate, come sempre, il link al mio canale Telegram, quindi The Vader Channel, dove trovate tutte le news, le tabelle, le novità in anteprima dell'America, le novità anche riguardo, ad esempio, al buff che stanno facendo di Carnage e Venom, di cui avremo notizie a breve, per tutti dovrà entrare in vigore più o meno entro i primi giorni di ottobre, quindi veramente, se avete quei due eroi, aspettate, perché veramente vedrete che sicuramente li ritoccheranno in modo ottimo. Trovate naturalmente anche il contatto diretto mio, Telegram, a cui scrivermi se avete domande, dubbi, richieste di video, eccetera, eccetera. Trovate il link alla chat Marvel and Friends per fare 4 chiacchiere, conoscere gente, divertirvi in compagnia di brave persone. Trovate il link alla descrizione, diciamo sempre qua nella descrizione, trovate il link alla chat reclutamenti, se siete un ally che cerca o un player che cerca ally. E trovate chiaramente anche il link, diciamo, sempre se andate lì sul mio canale The Vader Channel, trovate il link in questo momento al canale dedicato ai dungeon, il canale anche compravendita per i profili, quindi tutto quello di cui possiate aver bisogno. Naturalmente, se non avete questi mezzi, scrivetemi qui direttamente nei commenti al video su YouTube. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio e nel frattempo buona lotta a tutti!